Buongiorno a tutti, Aspetta un buongiorno anche secondo, a... devo uscire un attimo, scusami. Sì, Scusami un attimo. il bello della diretta, buongiorno a Scusami, fammi Lorenzo, uscire un buongiorno. attimo. Buongiorno a Lorenzo Gianfelice e Ciao a buongiorno anche a tutti. Alessandro Gentiletti che ha avuto adesso la telefonata, penso, di lavoro e ci raggiungerà più presto. Allora, oggi siamo con Lorenzo ed Alessandro, perché insomma, in questa ultima settimana ci sono state delle novità, qualcuna importante anche già dal decreto di ieri, e poi Alessandro è stato anche portavoce di alcune istanze delle associazioni locali e sono state riportate in consiglio comunale. Poi dopo magari lui ci spiegherà meglio. Però Bene. Lorenzo, mi sembra che già da ieri c'è stata qualche novità importante con l'ultimo decreto del governo Conte, vero? Allora, sì, stiamo anche aspettando un po' il decreto finale, insomma, la parte stiamo studiando, approfondendo, perché poi il decreto è abbastanza Poi lungo, quindi manca diciamo anche la cosa della regione, diciamo sì. l'ordinanza della L'ordine, regione. diciamo. L'ordinanza che recepisce il decreto è comunque quella che riguarda sempre la fase 2 o comunque quello che sarà la ripartenza in maniera più dettagliata, compresi i sostegni economici. Da tempo il terzo settore si era mosso per diciamo sostenere, tentare di trovare delle azioni che sostenessero appunto tutto il tessuto associativo, ma tutti gli enti del terzo settore, perché in questa fase, diciamo, i pericoli, come più volte abbiamo detto anche nella tua trasmissione, ci sono una parte del tessuto, ma una parte, e questo va sottolineato 100.000 volte, si è data da fare subito, come abbiamo più volte ricordato, sia sul territorio ternano, ma diciamo in tutta Italia. In questo settore anche il volontariato sono stati tanti per il sociale del paese. Ti Eh, sentiamo nel male, periodo di maggior... Lorenzo? sentite così? A tratti. Aspetta, che prendo. Con la finestra, che forse è meglio. Adesso? Adesso va meglio. Perché quando passavano le macchine sotto, probabilmente il microfono leggeva il rumore e interferiva con le mie parole. Allora, come dicevamo, anche l'associazionismo e il volontariato sono stati determinanti per la tenuta del sociale del paese, soprattutto nella prima fase. Quindi abbiamo anche a Terni creato un gruppo di associazioni di cui fa parte anche l'ARCI, l'Angescao, i Pagliacci, l'Auser, la Comunità di Sant'Egidio, l'Azione Cattolica, la Caritas, Caritas, sì, tanti. tutta una serie di associazioni che in qualche modo hanno supportato le fasce più deboli della popolazione, quelle più a rischio, nel poter in qualche modo. Quindi diciamo l'impegno è stato tantissimo. I servizi sono stati abbastanza variegati, perché vanno dalla consegna della spesa e dei farmaci allo svolgimento di piccole commissioni per le persone che non potevano uscire di casa, al sostegno psicologico fatto da alcune associazioni, ricordiamo i Pagliacci, ma anche AGE, l'associazione genitori con Maurizio Valentini. Insomma, ci sono parecchie azioni che sono state messe in campo. Ovviamente questo ha determinato un numero abbastanza elevato di servizi. Io credo che sarebbe anche il caso di fare una valutazione numerica e quantitativa, diciamo, di quello che è stato Certo. fatto. Lo faremo al più presto. Posso dare i dati più o meno di quelli che abbiamo fatto noi come Angescao. Nei primi 2 mesi di attività, le chiamate al numero verde che avevamo messo in campo sono state quasi 900. I servizi fatti sono più o meno 270. Quindi, alla fine, considerando il numero di associazioni che hanno partecipato, se il numero fosse più o meno lo stesso in tutte le realtà associative, parliamo insomma di una risposta
una risposta sì, forte. Sì, noi, io posso parlare insomma per conto di ARCI, come servizio che poi abbiamo attivato Sport alla Porta, ne abbiamo molti di meno, adesso così a occhio non saprei dirtelo con precisione, però è un servizio che poi si è strutturato verso fine aprile, ma diciamo che da marzo a fine aprile non è che siamo stati con le mani in mano, e ci sono state diverse azioni, soprattutto dai circoli nel territorio. E per portare anche un esempio poco conosciuto, forse è rimasto solo in quella piccola realtà, a Sugano, una piccola frazione nel comune di Orvieto, il nostro circolo ha fatto 1500 mascherine per tutti gli abitanti, fatte proprio insomma cucite a mano. Quindi abbiamo fatto diversi interventi sul territorio, sono state diverse donazioni all'ospedale, e nel circolo di Battiferro, Campomaggio, la Prampolini, però ecco, ognuno, diciamo, le nostre piccole realtà, perché poi noi abbiamo molti circoli sulle frazioni, soprattutto del comune di Narni e di Orvieto, hanno, diciamo, fatto un po' da coordinamento di quella rete solidale che c'è sui paesi, che è perenne, insomma, coronavirus o non coronavirus. Ecco Alessandro che ci chiede la linea. Oh, eccoci. Scusatemi tantissimo che sono in ufficio. Stai a prendere appuntamento dal barbiere, di la verità. Sì, stavo a cercare di tagliarmi i capelli. E poi ecco, siamo tutti e tre proprio in fila così. Abbiamo, diciamo, uno meglio dell'altro. Che dicevate? Che mi sono distratto? No, dicevamo, con Lorenzo facevamo un po' il punto sulle attività dell'associazionismo in questi due mesi, che è stata fondamentale, e lui si portava numeri del numero verde dell'Angescao importanti, insomma, parlava di 900. Ma sarebbe interessante, più che io ho citato quelli perché sono quelli che conosco, sarebbe interessante, senza mettere le sigle, insomma, fare anche un report della rete associativa, facendo anche un quadro numerico per far capire l'importanza e la quantità anche di interventi fatti nei primi due mesi, soprattutto dell'emergenza, per far capire anche alla cittadinanza, che ovviamente lo sa, chi ha usufruito del servizio sa l'importanza dei servizi che abbiamo erogato, però anche per dare contezza un po' della quantità, perché la mole secondo me è stata tanta, senza dire l'Angescao ha fatto questo e anche ha fatto questo, tutto il tessuto associativo insieme riuscisse a dare un numero complessivo, perché ripeto, secondo me gli interventi sono stati parecchi. Io sono testimone oculare. Una cosa che volevo aggiungere è che come ARCI comunque abbiamo intenzione questo servizio di mantenerlo ancora. Anche perché, guarda, posso dire una cosa che mi è piaciuta molto in questa fase, perché ha dimostrato la maturità e la serietà del tessuto associativo. Siamo riusciti a creare una rete che non si è sovrapposta, ho cercato di sovrapporci il meno possibile, abbiamo cercato di coordinarci, cosa non scontata, all'interno dell'emergenza che andava crescendo. Nella fase iniziale ovviamente le difficoltà ci sono state, perché chi è partito all'inizio di marzo ovviamente si è ritrovato di fronte anche alla necessità di approntare dei protocolli per la sicurezza dei volontari, che erano da scrivere, perché di fatto non è che ci fossero grosse indicazioni né dal nazionale né da altre parti, quindi siamo andati avanti costruendo quello che c'era da costruire. Quindi l'impegno comunque c'è stato, il rischio c'è stato, perché poi mandare in giro i volontari nei due mesi di maggiore diffusione del Covid-19 ovviamente ha messo a rischio anche quelli che sono i volontari. Non dobbiamo segnalare nessun caso, perché ad oggi sembra che non vi sia nessun caso, e quindi di questo ci gioiamo. Un aspetto che dicevo, ne stavamo discutendo l'altro giorno, ad esempio con Maria Grazia Proietti, una richiesta che si potrebbe fare, ma questo come è stato fatto per altri operatori che hanno erogato servizi importanti come quelli degli ospedali, che ovviamente sono lavoratori, noi siamo volontari, sarebbe opportuno, non lo so, chiedere che ad esempio a tutta la rete dei volontari si facciano i tamponi per vedere o avere un numero e la sicurezza che nessuno è stato infettato. Sono tutte discussioni che, o comunque richieste che forse sarebbe importante da valutare, perché ad oggi noi non abbiamo nessun caso ovviamente Covid, che non lo sapremmo
però se qualcuno fosse stato infettato e fosse asintomatico, il rischio è che continuando ad andare in giro a fare i servizi, no, possa in qualche modo diffonderlo. Lo stesso è la stessa motivazione per cui sono stati fatti i tamponi in alcune strutture sensibili, come può essere l'ospedale, insomma, la motivazione è più o meno la stessa. Certo, certo, no, questa infatti è una proposta che condividiamo e rilanciamo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Tommaso, ciao Lorenzo. Ciao. Io sono testimone oculare di quello che diceva Lorenzo, anche perché durante la quarantena spesso mi chiamavano... Si è bloccato. Mi sono sbloccato? Come mai? Sente la voce, ma sei fermo. Mi fermo così, ma sente la voce. Adesso? Forse sembro Andreotti in quella famosa trasmissione con Paola Perico, in cui si è incantato, no? Vi ricordate? Però non parlava nemmeno, invece parla. È strano, funziona. Adesso invece non ti sentiamo più. Adesso mi sentite? Adesso sì, sentiamo, ti sentiamo, ma sempre fermo. Beh, c'è un fermo immagine, alla fine si poteva fermare anche in un'immagine peggiore, non stai anche in una posa... Aspetta, forse ci riproviamo, vediamo un po'. Adesso mi vedete e mi muovo. Mi vedo. È sempre la stessa immagine di prima, guarda, ce lo siamo detti anche tutti quanti così. dai, continua Alessandro. Pazzi anche voi, quindi non so se dipende da me o da voi. Non lo so, vabbè, tanto si sente, penso... Sì, tanto si sente, ecco, io prima ho accennato, insomma, che tu ti sei fatto portavoce un po' delle istanze del mondo dell'associazionismo. vi siete messi tutti con la... Non... Mi senti, Alessà? No, dicevo, sì, mi sono fatto... portavoce, ma soprattutto spesso che è stato... Io ti sento, sì, sì. Sì, dai. Mi senti? Sì. Sì, sì. No, dicevo, quindi, sono testimone oculare, spesso chiamato Lorenzo, era super attivissimo dalla mattina alla sera, sia lui che altri, per la consegna di medicinali, no? Il ritiro di medicinali in via Bramante... per la spesa, quindi l'Arci, anche l'Arci su queste tematiche, ma non solo, tantissime le associazioni del territorio che hanno dimostrato veramente una grande capacità di darsi da fare e di assistere la città, insomma, quindi quello che dite l'ho visto, perché come tramite spesso vi contattavo e so quello che dalla mattina alla sera avete fatto in questo periodo. Proprio per questo anche... ho presentato un atto di indirizzo perché nella fase successiva che sta iniziando è importante che ora sia l'amministrazione ad aiutare le associazioni, visto che no, vi troverete davanti spese maggiori con le sanificazioni, l'impossibilità di autofinanziamento e quindi anche le associazioni che hanno dipendenti, come l'Arci, no? Credo, quindi sì, ma si poi, troveranno davanti, diciamo, a difficoltà economiche, non so. Piccole realtà come Circoli Arci, Circoli Ancescao, ma non solo, hanno anche il problema degli affitti e il pagamento delle bollette. Sì, no, infatti, quindi su questo si deve intervenire. Diciamo che i fronti su cui intervenire ovviamente sono la richiesta ovviamente di un sostegno economico che vada a tutti gli enti e tutte le istituzioni, quindi dal nazionale, dal governo alle istituzioni locali. E l'altra, iniziare ad immaginare, probabilmente aprire anche dei tavoli di confronto per capire come ripartire, perché poi la parte dell'emergenza o le azioni di volontariato sul territorio abbiamo dimostrato di farle e quindi la rete è attiva. Il problema è che tutte le attività di socializzazione ricreative sono sospese e ad oggi non abbiamo contezza di quando potranno ripartire. Questo ovviamente genera una difficoltà da parte nostra, da parte del tessuto associativo, di poter svolgere l'attività, una parte delle nostre attività e anche quelle ovviamente di raccolta fondi. Dall'altra, genera dei problemi anche all'interno di alcune categorie. Immaginiamo tutta la popolazione anziana, diciamo, l'Antescao per lo più si rivolge alla terza età, in questa fase è stata chiusa in casa. Gli anziani fragili teoricamente a tutt'oggi sono raccomandati di restare in casa ugualmente, ma non si potrà pensare di lasciarli chiusi in casa per parecchio, insomma, o
o quantomeno non immaginare qualche iniziativa o qualche attività. Immaginiamo anche solo le emergenze classiche che tutti gli anni eravamo chiamati a rispondere, alle quali davamo una risposta insieme all'amministrazione comunale, insieme alle istituzioni, che ne so, l'emergenza calore. Quest'estate, se farà caldo, l'emergenza calore ci sarà uguale. Non è perché c'è il Covid non ci sarà l'emergenza calore. Quindi in qualche modo delle risposte le dovremmo attrezzare. E se iniziamo a ragionarci subito potremmo trovarci pronti. Se dovessimo iniziare a ragionare nel momento in cui ad agosto o a luglio farà 45 gradi a Terni, all'ombra, insomma, sarà più difficile. Quindi anche perché sì, dimmi. Anche perché forse ci sarà il problema dell'impossibilità di utilizzare l'aria condizionata, no? Dicono, non so quanto sia fake news. Quindi, che ne so, un'altra proposta che si potrebbe fare, ma questo qui ovviamente con l'amministrazione comunale, nel caso di specie, se parliamo di Terni, o comunque sia con le varie amministrazioni comunali dei territori, anche la possibilità di utilizzare degli spazi ampi, dei parchi o dei giardini per poter fare qualche attività, soprattutto nella fase estiva, poi nella fase invernale si vedrà. Esatto. Hanno spazi grandi per il distanziamento, all'aria aperta probabilmente le condizioni di sicurezza saranno migliori perché è già arreggiato di per sé la parte all'aperto e probabilmente sarà più facile organizzare qualche tipologia di attività. Speriamo insomma che si riprenda, diciamo, un minimo di normalità, chiamiamola così. Perché poi sì, gli anziani mi sembra sono quelli che ne stanno sentendo un po' di più di questa situazione. Lo vedo poi anche. Proviamo a far rientrare. Eccolo, in movimento, no? Guarda. Sì, adesso è in movimento. Alessandro, io propongo anche a questo punto un'interrogazione sulla fibra in città, perché se abbiamo questi problemi di collegamento, siamo nell'arco di tutti quanti di 500 metri. È vero, perché voi dove, in che zona state? Adesso non diamo gli indirizzi di abitazione proprio in diretta, però. Io sto, vabbè, tanto non mi venga a cercare nessuno, sono in via Magenta. Oddio, non è detto. Io sto in via Battisti. E io in via Battisti, quindi siamo vicini. Però qui sono d'accordo con voi che bisogna iniziare subito a ragionarci, non trovarci lì per lì durante l'emergenza non avendo pianificato nulla. Purtroppo io sono un po' critico su questo, perché vedo che invece a Terni sembra che in questi mesi non si è approfittato per pianificare il dopo, ma sembra che tutto piova dal cielo e tutto sia una cosa improvvisa che non è colpa nostra, è colpa del dissesto, di quelli di prima, del governo. Senti, adesso una domanda, ma non per fare polemica, però diciamo per aggiornare un po' chi ci sta seguendo, ma i lavori del Consiglio Comunale, perché ho visto che c'è stata molta polemica, se erano bloccati, riprendono, poi hanno ripreso il remoto, non si capisce, cioè il Consiglio Comunale lavora in questo periodo oppure no? Ecco, il Consiglio Comunale si è riunito l'ultima volta e sono di nuovo bloccato sull'immagine. No, noi vediamo, io ti vedo in movimento, quindi. Vedi bene, meno. No, adesso no. Meno male. Il Consiglio Partito. Adesso? No, però ti sentiamo, dai. Mi sentite? Mi vede? Sì, li sentiamo, sì. Ma sapete qual è l'errore che ha aperto Facebook dal computer? Comunque, a dire di questo, dico sì, il Consiglio Comunale da telematico, c'è stato il primo consiglio telematico l'altro giorno, quindi si è svolta la riunione che è pubblicata sul canale online di YouTube, però fino dal 27 febbraio non c'era, insomma, il Consiglio Comunale, neanche nel telematico né fisico. Oggi pomeriggio c'è il question time, però ecco, diciamo, in questi mesi, l'abbiamo detto ieri, provvedimenti amministrativi non ci sono stati, almeno che dovessero passare in Consiglio Comunale, quindi l'attività amministrativa non c'è stata, altrimenti si sarebbe riunito il Consiglio Comunale. Non si è fatto quasi nulla e questo è un peccato, perché tanti comuni, al di là poi del colore politico, ne cito uno
in modo sì, che sì, no, io ecco, a parte le polemiche, insomma, per Perugia, far capire. C'è il comune di Perugia, che comunque è un'amministrazione di centrodestra con un sindaco di Forza Esatto. Italia che comunque si è attivata, ha preso provvedimenti, già deciso, e tutto questo poi non c'entra col dissesto che viene sempre usato come scusa, perché alla fine tante cose l'amministrazione le può fare, tipo anche chiudere determinate vie al traffico, raddoppiare gli spazi per i commercianti, convocare le associazioni. Non credo che il dissesto impedisca agli assessori di convocare le associazioni. Sarebbe farebbe ridere, no? Quindi sono tante le cose che si possono Sì, certo, fare, infatti non ti segnalo. state No, infatti, adesso ecco. vedremo. Vai, vai e vieni, no, scusa Alessandro, ma ecco, infatti era un attimo per fare un aggiornamento anche sull'attività Niente, non si sente più. amministrativa e. Senti? Sì, adesso ti sento. Io prima insomma, di salutarvi e di ringraziarvi comunque per questo intervento, volevo, ecco, magari se avete qualcosa, diciamo, in chiusura da aggiungere voi, visto che. Io aggiungo solo una cosa, ma questa è. Riguarda il Covid, è una cosa che come tessuto associativo, come volontariato associazioni chiediamo da tanti anni, addirittura dai tempi della 328, quindi parliamo di 40 anni. Una cosa che era stata rilanciata dalla riforma del terzo settore e che pare nei provvedimenti del governo sia presa in considerazione per la fase 2-3, insomma per la fase di ripartenza. Il tema della coprogettazione e della coprogrammazione dei servizi. Su questo, ritengo che il tessuto associativo, insieme al terzo settore in generale, debba spingere perché a tutti i livelli, quindi localmente, regionale, poi più su ci penseranno altri, si possa partecipare appunto alla costruzione e alla definizione di quelle che sono le priorità, i servizi e come erogarli. Questo credo sia fondamentale, ripeto, non è una novità, è una cosa che chiediamo da tanto tempo, fino ad oggi, con difficoltà è stata raggiunta. Volendo, c'è tutto il tema del piano sociale regionale, dei piani di zona che sono fermi da parecchi anni. Su questo penso che prima o poi dovremmo iniziare a prendere qualche posizione. Questo credo che aiuterebbe il tessuto associativo anche ad avere chiari quali sono gli obiettivi e le priorità e anche a maturare ancora di più. Insomma, perché se insieme definiamo gli obiettivi e le priorità, insieme riusciamo a dare anche delle risposte. Che ovviamente potranno essere diverse da territorio a territorio, ecco perché il piano di zona deve partire dalla zona e non deve essere, diciamo, calato dall'alto ogni tanto. Esatto, Questo è l'appello che lancio, mi sento di lanciare anche in questa fase. Grazie. grazie a te Lorenzo e Alessandro, che ci dici tu in chiusura? No, diciamo, è stata un po' travagliata questa puntata, però ci siamo riusciti a dire le cose essenziali. Niente, io vi dico grazie a Lancescavo, all'Arci, ma non solo, perché appunto dobbiamo. Senza le realtà associative non si fa nulla, visto che le amministrazioni, ma tutte, a prescindere poi da questa o altre, da sole oggi non riescono a far fronte a tutte le situazioni di emergenza del tessuto sociale. Quindi è fondamentale che ci sia questa collaborazione. Per farlo, appunto, bisogna dare strumenti concreti, non è che si può chiedere e basta, bisogna anche sostenere. Quindi lo spirito è questo, l'atto di indirizzo, infatti. Ho presentato, si rivolge proprio a questo, e l'obiettivo che vuole raggiungere è questo, di andare a realizzare interventi concreti su determinate, sugli affitti dei locali comunali, sulle utenze, le bollette che comunque ogni mese, come le famiglie, vi trovate a pagare con le stesse problematiche, e altro ancora, insomma, trovare degli strumenti dal confronto che possano venire incontro alle esigenze. Per il resto niente, ecco, quindi sono d'accordo che bisogna agire per tempo e programmare. Scusate che qui è un putiferio Va con i bene, cellulari ecco, se ti sotto. stavamo salutando, io vi ringrazio Grazie, mi e cacci. Scherzo. va bene. Ci sentiamo insomma nei prossimi giorni, poi speriamo insomma di fare anche magari tra anche prossimo giovedì sarebbe proprio bellissimo un aggiornamento in cui tutte queste richieste sono state accettate.
Bene. Grazie, buon lavoro a e a presto, ciao ciao. Bene, allora ci avviamo verso la conclusione e volevo solamente ricordare un paio di appuntamenti. Allora, questa sera alle 19 per amor del trash torna con Martinka. E poi invece domenica ci sarà un evento, ciao Alessà, con un evento con organizzato dall'associazione Integramente con diverse associazioni e con diversi ospiti e con molte sorprese. Trovate tutto anche sulla pagina di Radio Passeggiata, sulla pagina Facebook di Radio Passeggiata. Verso le 8:30 di sera ci sarà una tavola rotonda con alcune associazioni ternane, tra cui ci sarò io per l'Arci e Lorenzo Gianfelice per Ancescao. E volevo anche ricordarvi comunque che è ancora attivo il servizio, come abbiamo ricordato prima, fra i tanti servizi messi in piedi dalle associazioni, anche quello di Arci Terni, di Sport alla Porta, comunque anche un servizio di aiuto e di consulenza per chi vuole ricevere informazioni su buoni spesa o d'altro, su tutte le misure che sono state messe in campo in questi ultimi giorni. E ricordo poi che è possibile anche, è stato allestito anche un carrello di spesa sospesa sia nella sede dell'Arci in Viale Brin 113, ma anche al Jonas Club nel centro di Terni in Via De Filis. Però ecco, è possibile anche donare qualcosa negli esercizi commerciali di Via Lebrin. E detto questo, vi saluto, ci vediamo stasera con Per Amor del Trash e a giovedì prossimo. Ciao a tutte e tutti.